Bangkok è una delle città più popolate e trafficate al mondo, oltre ad essere una delle mete preferite dal turismo mondiale. A livello economico sta crescendo al punto da competere con centri urbani quali Singapore e Hong Kong. La città sorge sulle rive del fiume Chao Phraya e conta oltre 15 milioni di abitanti. È talmente caotica e chiassosa da creare uno stato quasi di shock la prima volta che la si visita. Ragazzi, impressione a caldo siamo percorso. Nana Plaza, Khao San Road. Impressione a caldo, vai. Un minuto, siamo tipo sulla Formula 1, però è un tuk-tuk. Formula 1 tuk-tuk. Ne approfittiamo perché adesso siamo fermi, dopodiché dobbiamo stoppare. Si parte. Vai. La città è ben collegata da un sistema di metropolitana, BTS, bus, oltre che taxi, mototaxi, tuk-tuk, Uber, Grab. Le opzioni per muoversi al suo interno sono praticamente illimitate. In questo momento siamo sempre in direzione Siam Discovery, però è scoppiato a piovere in un modo clamoroso. Sì. Attenzione, siamo sotto un ponte. Finalmente! Ah. Nel pieno uragano di Bangkok. Mamma mia, sta piovendo in un modo incredibile. Certo, non si vede, ma siamo bagnatissimi. Bangkok è una delle poche città al mondo dove puoi trovare qualsiasi cosa desideri per lo shopping. La ricchezza di contrasti che puoi trovarvi è davvero unica. Si passa da mercatini cheap come il Chatuchak Market a malls maestosi come il Siam Discovery, Siam Center o Pantip Plaza, solo per nominarne alcuni. All'interno dell'MBK, oltre a grandi brands internazionali, vi sono anche alcune copie non autorizzate degli stessi marchi. Com'è che sei così pazzo? Why you so crazy? Why? Because I met Julio. He make me more di faccia. Ah, so you were not di faccia before you met me? No, I'm not. Bangkok, come altre città thailandesi, è caratterizzata dalla presenza di imponenti templi buddisti. Il più noto è sicuramente Temple of the Emerald Buddha, ma non è l'unico da visitare. Infatti un altro luogo di culto iconico è Wat Tharum, situato sul Thammuri Side di Bangkok. Costruito nel XVII secolo sulle sponde del Chao Phraya, è anche conosciuto come Temple of the Dawn. Nomi a parte, il miglior momento per visitarlo è durante il tramonto, per gustare appieno delle sfumature di luce arancione che illuminano le quattro torri che lo circondano. La vista, i suoni, gli odori percepiti nella Chinatown di Bangkok sono un'esperienza indelebile nella memoria. Fondata alla fine del Settecento da quello che sarebbe divenuto il gruppo etnico dominante la città, Yoa Rat è la Chinatown più grande al mondo. Da sola rappresenta una ragione sufficiente per visitare la capitale thailandese. Allora, impressioni da caldo sull'esperienza vissuta finora, vai! Che mezzo faccio, attenzione quando fai queste domande a caldo!
Allora, appena abbiamo iniziato il mercato non era un granché, nel senso non era... Sì, siamo partiti, di che. Era molto spento, era quasi tutto chiuso. Sì, perché siamo arrivati un pochettino tardi, quindi... Siamo partiti alle 1:30 alla banca, siamo arrivati alle 3 qui, io c'ho un mal di testa, c'ho un mal di mare perché siamo stati tutto il tempo... Mal di mare, cioè... Mal di culo. Ok. Comunque... Al momento è molto emozionante. Adesso siamo arrivati in una zona molto, cioè dove ci sono tante persone, molto più popolate, insomma, ed è molto, molto carino. Molto carino. Tra l'altro è commerciale, però è molto frequentato anche dai locali, no? Dai locali. Sì, solo locali. Quasi tutti locali. Sì. E quindi è molto interessante. Adesso poi comunque facciamo qualche B-roll e al solito ve lo mostriamo. Il mercato galleggiante di Ampawa è il secondo floating market più noto in Bangkok, frequentato principalmente da locali. Solo per questo motivo l'esperienza è incomparabile rispetto ad altri mercati basati essenzialmente sul turismo. Attrattiva principale è il seafood, grigliato sulle barchette che costeggiano il canale. Oltre al cibo sono presenti souvenir, artigianato locale e t-shirt. Ma la cosa che più colpisce è l'insieme di colori e profumi, che calato il sole si fanno sempre più intensi.